A voi tutti buonasera e bentrovati a Montemurlo in Forma, la nostra rubrica di informazione e approfondimento dedicata al comune di Montemurlo. Taglio del nastro per la nuova area giochi inclusiva e la palestra all'aperto del Giardino Gandhi di via Toti a Oste. È stata inaugurata la nuova area giochi inclusiva e la palestra all'aperto dei giardini Mahatma Gandhi a Oste. 6 nuovi attrezzi per l'attività fisica e l'allenamento all'aperto. Un giardino adatto a tutti, anche ai bambini con disabilità motoria, grazie ad uno spazio giochi inclusivo realizzato dal comune di Montemurlo con il contributo del Ministero per le Disabilità. Questo intervento è stato realizzato con un investimento da 50.000 euro. 40.000 euro sono risorse proprie del comune di Montemurlo, mentre 10.000 euro sono un finanziamento ottenuto dal Ministero per la Disabilità attraverso il Fondo per l'Inclusione. L'intervento si è completato con la realizzazione di 2 aree funzionali. Una è un'area gioco che comprende 5 attrezzature ludiche, delle quali 3 accessibili, quindi utilizzabili anche da bambini con mobilità ridotta, mentre un'area fitness composta da 6 attrezzature. 6 attrezzature che formano un circuito completo che consente di fare un allenamento completo per tutto il corpo. Su ogni attrezzatura è presente una targhettina che dà le indicazioni per poterla utilizzare al meglio. Lo spazio di Via Toti, che ospita le panchine colorate dedicate alla promozione dei diritti, non violenza e pari opportunità, si arricchisce di nuove attrezzature ludiche che consentono a tutti i cittadini, grandi e piccoli, di vivere, giocare e interagire con i coetanei. L'intervento di realizzazione ha voluto completare l'offerta di servizi ai cittadini del giardino che si trova a pochi passi dalla centralissima via Oste e dalla bocciofila Nuova Europa. 2 nuove aree che danno una nuova funzione e quindi danno una nuova occasione di vita a questi giardini importanti della frazione di Oste. Sono giardini bellissimi, però in questo modo hanno anche 2 nuove funzioni, una rivolta ovviamente ai più piccoli, l'altra rivolta a tutti per poter fare attività fisica in modo semplice all'aria aperta. Questo fa parte di un disegno che riguarda questo giardino di miglioramento, di valorizzazione che va avanti da tempo e che ha visto prima anzi ricercare in particolare un significato per un giardino che è stato intitolato a Gandhi, è stato intitolato al tema della non violenza e dei diritti e che porta al suo interno tante panchine colorate con tantissimi messaggi di vario tipo all'insegna dell'inclusività, all'insegna degli altri, all'insegna ovviamente di tutto ciò che significa in una comunità guardare al prossimo. Quindi è un giardino, questo per noi molto caro, che ha diciamo dentro di sé un grande messaggio. Il tema dei diritti penso sia un messaggio centrale, un dovere che tutte le amministrazioni comunali promuovano e in questo giardino c'è questo percorso attraverso le panchine. Io lo chiamerei percorso dei diritti. Prosegue anche nel 2023 lo sportello Orienta Giovani, promosso dal Comune di Montemurlo in collaborazione con l'Associazione Cieli Aperti. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di renderlo sempre più strutturale nel tempo. Offrire un supporto a tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro o che hanno bisogno di un aiuto qualificato, per esempio per compilare il curriculum o per iscriversi a un corso di formazione. Sono questi i principali servizi offerti dallo sportello Orienta Giovani, promosso dal Comune di Montemurlo in collaborazione con l'Associazione Cieli Aperti, un progetto che è partito lo scorso anno e che l'amministrazione intende rendere sempre più strutturale. È un progetto che è iniziato lo scorso anno e si ripete per tutto il 2023. È importante perché viene dato un orientamento al lavoro, ai giovani principalmente, ma anche meno giovani, che hanno un'esigenza di essere orientati alla ricerca del lavoro. L'obiettivo è quello di continuarlo nel tempo, perché abbiamo visto in questo periodo che comunque ha dato risposte a tante persone, ragazzi che hanno trovato lavoro, quindi è un servizio necessario per il territorio. Si chiama Orienta Giovani perché inizialmente diciamo, è indirizzato ai giovani, però quelli che si rivolgono allo sportello sono anche meno giovani, persone che sono magari uscite dal mondo del lavoro anche verso i 50 anni, che hanno una necessità di fare un nuovo bilancio di competenze e quindi di essere inseriti nuovamente nel mercato del lavoro. Lo sportello è aperto nella sede di via Toscanini 21 ogni lunedì mattina dalle 9 alle 12 e ogni ultima settimana del mese il mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 16. Per usufruire dei servizi è necessario prenotare un appuntamento contattando l'Associazione Cieli Aperti ai numeri 0574
06 0 7226 oppure 389 8475 801 o ancora scrivendo una mail a orientagiovani@comune.montemurlo.po.it. I servizi che lo sportello offre sono molteplici. Innanzitutto la stesura del curriculum o l'aggiornamento del curriculum, la ricerca attiva del lavoro tramite il portale di arti della Regione Toscana oppure tramite offerte di lavoro che magari si possono trovare su altri siti, e poi spesso, soprattutto per i ragazzi under 30, che sono più della metà dei ragazzi e delle ragazze che arrivano allo sportello, si fa una ricerca di quelli che sono i tirocini attivi o gli apprendistati, perché cercano lavoro come prima esperienza, per cui si stanno approcciando al mondo del lavoro. Si fa anche molto una ricerca di quelle che sono le opportunità del territorio, anche magari a livello di volontariato o di piccoli lavori da poter conciliare con l'università. Ad oggi gli accessi allo sportello sono circa 40, con persone che arrivano almeno 2 o 3 volte, perché comunque è un percorso che si compone di più appuntamenti. Allo sportello accedono prevalentemente ragazzi giovani, diciamo alla fine del percorso della scuola superiore, solitamente sia in possesso di diploma, talvolta è capitato anche non in possesso di diploma, diciamo è la fascia di età un pochino più diffusa. Capita anche di vedere utenti più adulti, magari sopra i 30 anni, o che hanno perso il lavoro, soprattutto nel settore tessile, e che magari stanno cercando un nuovo impiego. Queste sono le due fasce più importanti, prevalentemente ragazzi o uomini. Aperto il bando per l'affidamento della gestione dell'edicola qui di Piazza Donatori del Sangue, la concessione è per 12 anni. Il comune di Montemurlo cerca un gestore per l'edicola di Piazza Donatori del Sangue, un importante presidio di comunità situato proprio di fronte al municipio. Il Consiglio Comunale lo scorso settembre aveva infatti dato il via libera all'accettazione della proposta di cessione gratuita dell'edicola da parte del precedente proprietario. Adesso arriva quindi il bando per cercare un gestore che possa riaprirla. Un bando importante, perché ci consente insomma di aprire a tutti la partecipazione nella possibilità di gestire l'edicola di Piazza Donatori del Sangue in pieno centro cittadino di Montemurlo, ed è per noi ovviamente importante per due valori. Innanzitutto, le edicole sono dei riferimenti per i cittadini, perché consentono ovviamente di promuovere l'informazione, sono dei riferimenti per tutti e quindi hanno anche un grande valore civico nei confronti della cittadinanza. E poi soprattutto un avviso in questo modo, in pieno centro, di un'edicola che ha sempre avuto grande attenzione, grande interesse da parte dei cittadini, significa anche dare un'occasione di lavoro a chi magari si vorrà cimentare in questo tipo di professione. E quindi, per quanto ci riguarda, sicuramente significherà dare un servizio ai cittadini, ma dare anche un'occasione a chi si vorrà inserire in questo mondo per poter lavorare e per potersi impegnare su una professione che ha un grande significato. Non solo, nel bando per l'assegnazione dell'edicola si trovano anche altri posteggi per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche per il settore alimentare, per i quali è possibile presentare la domanda. La concessione per i posteggi fuori mercato e per l'edicola è per 12 anni. Le edicole stanno via via scomparendo, e quindi attraverso questo bando vogliamo dare la possibilità di ripoterla riaprire. Oltre chiaramente alla concessione del suolo pubblico, verrà dato in concessione anche il chiosco necessario per l'utilizzo dell'attività, che ricordo era stato donato al comune di Montemurlo dal precedente proprietario. Il bando per l'assegnazione dei posteggi fuori mercato rientra nell'attività ordinaria dell'ufficio SUAP, che proprio in queste settimane ha elaborato due bandi. Uno è proprio questo per l'assegnazione dei posteggi fuori mercato, quindi oltre all'edicola di Piazza Donatori del Sangue sono disponibili altri 7 posteggi sparsi su tutto il territorio comunale per l'esercizio di varie attività, in particolar modo attività destinata alla vendita ambulante di generi alimentari. Questo bando dovrà essere pubblicato sul BURT della Regione Toscana e potranno essere presentate domande entro 15 giorni dalla pubblicazione. Contestualmente a questo è uscito invece un altro avviso che riguarda nello specifico l'organizzazione interna dei mercati di Piazza della Costituzione e Piazza Mendola,
per le cosiddette migliorie, cioè per consentire a chi è già titolare di posteggio di poter scambiare il proprio posteggio andando ad occupare uno di quelli che si sono resi liberi nel tempo per decadenza della concessione. I bandi e le relative domande di partecipazione sono scaricabili dal sito internet del Comune di Montemurlo. È il momento dell'agenda, vediamo insieme gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni a Montemurlo. Sabato 29 aprile alle 10.30 alla Biblioteca Bartolomeo della Fonte, in mezzo alle nuvole, laboratorio di animazione alla lettura per bambini da 3 a 8 anni. Sempre sabato 29 aprile alle 15.30 in piazza Mendola Oste, giornata ecologica, raccolta dei rifiuti nei giardini di Oste. Alle 17.30 poi letture e laboratorio a tema ecologico per bambini da 3 a 10 anni presso Baldini Vini e a seguire aperitivo. Domenica 30 aprile dalle 15 la biblioteca Bartolomeo della Fonte sarà aperta in via straordinaria. Alle 17 inoltre nell'ex chiesino di Villa Giamari concerto di clarinetti a Mena. Domenica 30 aprile alla Sala Banca alle 18.30 un biglietto di pane. Spettacolo Come pinguini ad Honolulu a cura dei formaggini guasti. Gli spettatori non pagheranno un biglietto in denaro ma in cibo non deperibile che sarà distribuito dalla Caritas a favore delle famiglie bisognose del territorio. Lunedì 1 maggio festa dei lavoratori. Alle 14.30 con ritrovo in Piazza della Libertà, passeggiate in bicicletta, a seguire interventi del sindaco e del funzionario della CGL di Montemurlo e poi spettacolo musicale. Mercoledì 3 maggio alle 16 festa della Croce, processione con la Santa Croce dalla Pieve al Tabernacolo del Camposanto e quindi alla Chiesa del Sacro Cuore. Alle 18 messa al Sacro Cuore. Con l'agenda è tutto, Montemurlo Informa per questa sera termina qui, ci vediamo quindi venerdì prossimo con nuovi approfondimenti dedicati al Comune di Montemurlo. Grazie per averci seguito, arrivederci, a presto.